Buongiorno bambini, siete pronti per un'altra pillola del bosco, ma restando a casa? Oggi ho pensato per voi di raccontarvi come si fa a riconoscere le foglie. Vedete, vi ho portato tantissime foglie, sono quelle che ho trovato nel mio giardino, nella mia cantina, perché ancora le foglie sono ben nascoste sotto qua, nelle gemme, perché la primavera è iniziata, ma ancora le foglie non sono proprio uscite. Mi raccomando, le foglie che io adesso vi faccio vedere appartengono a tutte quelle grandi categorie di piante che noi chiamiamo latifoglie, cioè che hanno le foglie con la lamina, quindi sono molto grandi, per distinguerle dalle aghifoglie di cui vi ho già raccontato ampiamente, parlandovi di abete rosso, di pino, vi ricordate, vero? Bravissimi. Allora, partiamo subito con la pianta più semplice da riconoscere. Quando voi vi trovate una pianta con una foglia, vedete, con tutto questo margine ondulato, questa è una quercia. In gergo, scientifico, questi qui si chiamano lobi, come il nostro lobo dell'orecchio. Quindi, quando voi trovate questa pianta qua, ecco a voi la quercia. Dentro le querce, in realtà, ci sono tante specie di querce, ma non facciamo confusione. Intanto, quando avete imparato a riconoscere questo, è già qualcosa. Vi faccio vedere la foto della quercia, così com'è in natura, perché chiaramente adesso io ho le foglie, ma sono foglie secche. Ecco a voi la foglia della quercia, verde. Perfetto. La seconda pianta di cui vi voglio parlare invece è il faggio. Il faggio, vedete, ha questa foglia molto simile alla freccia di una lancia. Infatti si dice che è lanceolata questa forma qua. Il faggio ha queste gemme, anche queste molto appuntite, quindi foglia e gemma appuntita. Il faggio è un po' difficile da riconoscere quando lo guardiamo dal tronco perché fa un po' confusione con le altre piante, ma la foglia è proprio caratteristica. Adesso vi faccio vedere come lo troviamo quando andremo in bosco insieme a vederle. Eccola qua, questa la gemma, questa la foglia. Quindi sempre tutte verdi, mi raccomando, le mie sono secche. Perfetto. Andiamo avanti, adesso abbiamo l'acero. Oh, attenzione, perché questa è una parola un po' difficile. È L apostrofo acero. Non facciamo confusione con la parola lacero tutto attaccato, che vuol dire tutta un'altra cosa. L'acero, L apostrofo, è una pianta che ha una corteccia molto simile al faggio, ma la foglia, vedete, è completamente differente. La foglia sembra un piedino di papera, vero? Questa è un po' grandina, ha questa forma così. Se andate a guardare la bandiera del Canada, dello Stato del Canada, ha proprio la foglia dell'acero. Adesso ve la faccio vedere così com'è in natura quando è bella verde. Eccola qua. Avete presente, vero, la bandiera del Canada adesso? Qualche volta può succedere che la foglia dell'acero in autunno ha queste macchie nere. Allora, questo in realtà è un fungo che attacca la pianta. Non succede niente alla pianta, non è che gli faccia grosso ma gran male, però crea queste macchie tutte colorate. Quindi il vero colore sarebbe tutto verde della foglia. E poi arriviamo alle due piante un po' più difficili oggi. Vi faccio vedere la betulla e il pioppo. Allora, tutti siete bravissimi a riconoscere la betulla, perché sapete benissimo che la corteccia della betulla è bianca e quindi è molto facile da ricordare. Ma la foglia, anche lei, è molto tipica. È una foglia fatta a forma, vedete, sempre un po' di lancia, ma di lancia, di freccia di lancia, ma un po' più tondeggiante, più panciuta, vero? Quindi la betulla, corteccia bianca e foglia fatta con una bella puntina su in cima. Infine, l'ultima pianta di cui vi voglio parlare oggi è il signor Pioppo. Pioppo, senti come riempie bene la bocca il Pioppo. Il Pioppo, che
troviamo nei boschi è il pioppo, generalmente pioppo tremulo. Eccola qua, la foglia del pioppo tremulo. Eccola, questa. Aspetta, vediamo se ne trovo una più bellina. Eccola qua. Vedete com'è bellina, tutta tondina? Ma soprattutto ha una caratteristica importante, ha un picciolo lunghissimo e schiacciato proprio qui all'attacco. Quindi cosa succede? Che quando tira vento la foglia fa così. Ed ecco il motivo per cui si chiama pioppo tremulo, perché quando tira appena un po' di vento è incredibile, ma fa la chioma si muove tutta e sembra quasi che ci siano dentro tantissimi uccellini che stanno cantando. Eccola qua la pianta del pioppo tremulo. Soprattutto, ecco la foglia. Io vi ho spiegato ben 5 piante, 5 latifoglie. Vediamo se riesco a trovare nel mio giardino qualche altra latifoglia per un'altra pillola di bosco. A presto, ciao bambini!